Stasera abbiamo giocato una grandissima partita, sono molto molto contento perché abbiamo giocato di squadra, abbiamo giocato con la testa, abbiamo ridotto al minimo le penalità, abbiamo fatto tutto quello che ci avevamo chiesto anche il coach di fare, quindi siamo veramente molto soddisfatti perché è stata una grande vittoria di squadra. È un Matteo Malfatti grintoso e raggiante quello del dopo Appiano. In campo ha visto mastini convinti, compatti e reattivi, qualità imprescindibili per chi ha l'ambizione di replicare il trionfo dell'anno passato. Il tutto naturalmente sostenuto da un pubblico coi fiocchi, caloroso, competente, appassionato, ansioso di sostenere un vero e proprio tour de force come quello che attende i gialloneri. L'importante, ammette Borghi, è che si riesca a superare le incertezze viste all'esordio di gara. Dobbiamo restare al top dal primo all'ultimo istante. Periodo intenso, però credo sia un filotto di partite che stiamo giocando molto bene. Facciamo un po' fatica magari un tempo su tre. Se giochiamo tutti e tre i tempi bene, come sappiamo giocare, sono sicuro che arriviamo dove vogliamo arrivare. Tour de force in questo periodo, le energie come stanno? No, dai, le energie bisogna sempre trovarle. Quando arrivano partite così importanti c'è sempre, sai, quell'adrenalina, quell'emozione in più che ti spinge a trovare le energie che mancano.